tutti, oggi vi voglio fare una nuova ricetta. Questo è un piatto molto molto sfizioso. Allora, come ingredienti ci vorrà carne macinata, un po' di formaggio, un uovo, sale, aglio e noce moscata, chi piace, prezzemolo. Oggi vi andrò a proporre un buonissimo polpettone, però non sarà il classico polpettone semplice, è un polpettone farcito in crosta di pasta sfoglia. Vi farò vedere la procedura per farlo. Prima andiamo a mettere la carne macinata con tutti gli ingredienti. Impastiamo, creiamo due metà, dobbiamo creare. Poi vi farò vedere la procedura, come faccio io per stendolo e riempirlo, e lo friggeremo. Voi lo potete riempire come volete. Io lo andrò a riempire con lo speck. Lo riempirò e scamorza. Voi potete farlo con una frittata, con verdure, come volete, come più vi piace. Questo piatto, al mio parere, è un piatto che lo potete fare, diciamo, per la domenica, è un primo e un secondo, perché è molto elaborato e, diciamo, secondo me, il mio parere, con una bella insalatina vicino andrebbe bene, proprio per spezzare. Diciamo, il fatto che c'è la carne macinata con i salumi per sgrassare un po' il piatto, mettiamola così. Adesso vi faccio vedere come procediamo per realizzare questo polpettone farcito. Impastiamo tutti gli ingredienti. Una volta impastati tutti gli ingredienti, avremo la carne macinata impastata in questa maniera qui. Prendiamo carta da forno, io non ce l'ho e uso la cookie. Ho messo la cookie, ho messo. Prendiamo due pezzi così, grossolani, di impasto e lo, diciamo, formiamo una specie di polpetta gigante. Così. La vado ad adagiare qui e con le mani cerco di allargarmi dandogli una forma rettangolare più o meno. Cerco di fare più o meno uguale. Presso con le mani, così, stringo i bordi e presso dove lo vedo più cicciotto. Così. La carta da forno vi serve comunque per aiutarvi a non farlo, diciamo, attaccare sotto, così, in questa maniera qua. Adesso io lo andrò a riempire con speck e scamorza, però voi potete adagiargli sopra fette di rucola, frittata, quello che voi vogliate di più che vi piace. Vogliate. Ecco perché metto così le fette di speck, potete mettere il prosciutto, potete mettere la coppata, quello che più vi piace. In questa maniera, sempre se si stacca la fetta. Prendo da qua, va. Così. Poi metto la scamorza, quella dolce, metto delle fette sottili. Così. Io l'altra volta l'ho fatta con la rucola, ho preso la rucola. L'ho lavata bene, l'ho condita, gli ho tolto il gambo della rucola e l'ho messa dentro. È venuta veramente buonissima. La potete questa fare comunque così e poi con delle belle patate quelle piccole al forno ed è buonissima. Non mettete la mozzarella dentro perché la mozzarella comunque caccia acqua e vi bagna tutta la macinata, il polpettone e avrete poi problemi per friggerlo. Una volta fatto questo, prendo l'altro impasto, così, gli do una forma così grossolana, in questa maniera più o meno. Lo vado ad adagiare sopra, così.
in questa maniera, così. Questo polpettone, diciamo, il segreto per non farlo rompere è dopo infarinarlo comunque nel pan grattato, però bisognerebbe farlo il giorno prima e tenerlo in frigorifero, perché io ho provato e ho visto che facendo questa procedura qui il polpettone non si rompe. Bisogna tenerlo avvolto come un salame dentro la cassa e tenerlo almeno tutta una notte nel frigo. Poi andiamo così a rotolarlo, proprio per dargli una forma del salame, in questa maniera, come una caramella, così. Lo apro, in questa maniera qui. Vado a spingere un po' i bordi, lo impano nel pan grattato e lo friggiamo nella pentola con un po' di olio. E poi, una volta raffreddato, vi faccio vedere come lo andiamo a mettere nella pasta sfoglia e lo andiamo a far fare la crosta nel forno. A dopo. Ho messo un po' di olio nella pentola e, come vedete, l'ho messo prima su un lato a minimo e lo faccio cuocere da un lato, poi cercherò di girarlo e di non farlo rompere, di farlo cuocere da entrambi i lati. Poi, una volta raffreddato, aprirò la pasta sfoglia, la bucherellerò tutta e lo andrò ad adagiare dentro. Una volta fritto il polpettone, lo prendiamo, lo facciamo raffreddare e li vado ad aggiungere, in questo caso mio, due fette di speck, sia sotto che sopra. E poi la pasta sfoglia l'ho presa, l'ho messa nella placca del forno, l'ho già bucherellata, come vedete, con la sua carta da forno, e adesso andrò a chiuderla a modo di caramella, prendendo questa estremità e mettendole su questa e l'altra viceversa, e questa la chiuderò mettendola sopra. Usa a modo di caramella, tagliando un po' le parti che sporgevano di fuori, che erano in più, queste qui, e l'ho chiusa così, in questa maniera. Se voi volete, potete metterci il rosso dell'uovo e lo spennellate sopra. Io andrò ad aggiungere un filetto di olio, giusto un goccino. Così. Io lo metto a forno già caldo, sui 220 gradi. Lo metterò almeno per 15 minuti, quando vedo che si inizia a fare una bella crosta. Vado a fare delle incisioni così, leggere. E lo metto nel forno. Questo è il polpettone in crosta. Molto ma molto buono. Una volta raffreddato, poi lo tagliate e lo servite. Ciao!